Bentornati alla TG della Piana, il quindicinale di informazione dei comuni della Piana Fiorentina. Ma vediamo insieme il sommario del sedicesimo numero. Signa e l'Astrasigna scommettono sulla bretella. I sindaci Bagni e Cristianini, il ponte sta da fare. A Calenzano entra in scena la differenza. Campi Bisenzio intitola un giardino a Nelson Mandela. Iniziamo da Signa e l'Astrasigna e dalla volontà dei due comuni di arrivare finalmente alla bretellina tra stagno e indicatore. Se per costruirla c'è bisogno di un nuovo ponte sull'Arno, ben venga. Il ponte sull'Arno e il laghetto possono e devono convivere con o senza nuova pista di Peretola. Signa e l'Astrasigna, con i due sindaci in testa, Alberto Cristianini e Angela Bagni, non intendono sentire ragioni. Per i due amministratori l'area naturalistica di 41 ettari, prevista dal masterplan dell'ampliamento dell'aeroporto Vespucci, dovrà coesistere con il tracciato della bretellina e conseguentemente con il nuovo ponte sull'Arno. Anche perché per le due amministrazioni è giunto il momento di risolvere definitivamente i problemi di collegamento tra i due territori, tanto che i due sindaci hanno avviato il percorso di discussione sulla bretellina stagno-indicatore, che prima si svilupperà in sede tecnica per aprirsi da febbraio ai cittadini. L'area interessata è un'area di laminazione del Bisenzio tra il fiume e la zona tra San Mauro e i Colli, che andrà a sostituire quella inizialmente prevista a Peretola. Comprende un lago e un parco con un centro visita per l'osservazione dell'avifauna. Resta da capire il nuovo percorso di collegamento con il nuovo ponte sull'Arno, sulla cui importanza e necessità a Signa e l'Astrasigna non hanno alcun dubbio. Allora, ascoltiamo i due sindaci di Signa e l'Astrasigna. Sindaco, lei l'ha definita una sorta di guerra, dice le dispiace appunto di usare questo termine, però la vive così. Sono stata una pacifista da sempre e chi mi conosce lo sa, l'Astrasigna è un comune aperto, un comune solidale, però questa non è più una battaglia, è una guerra, perché tutti i giorni i nostri cittadini quando devono attraversare il nostro comune sono in guerra, non si può più guardare al futuro senza la risoluzione di questo problema. Il Consiglio Comunale si dovrà esprimere su un parere favorevole per quanto riguarda la realizzazione del laghetto che sarà realizzato sul nostro territorio, che è propedeutico anche alla realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze. Questo è un passaggio fondamentale che venerdì bisognerà portare a Roma. Consiglio difficile, complesso, però credo ci siano tutte le condizioni affinché queste due opere potranno coesistere, sia il laghetto che la viabilità che fa parte di 50 anni di storia di battaglie dei nostri comuni di Signa e di l'Astrasigna. E dalle Signe a Calenzano per il progetto Cosa fa la differenza? Il programma coinvolge bambini e ragazzi di tutte le scuole di Calenzano e affronta argomenti delicati, la violenza, la sessualità, l'handicap. È l'ottava edizione di Cosa fa la differenza? Iniziativa promossa dal Comune, dall'Associazione Sale in Zucca e dall'Istituto Comprensivo di Calenzano. Gli obiettivi sono quelli di stringere un'alleanza educativa tra genitori e scuola nel far vivere ai ragazzi dei momenti di riflessione su argomenti legati alle pari opportunità, quindi discriminazione in generale e parità di genere. E quest'anno abbiamo di nuovo abbracciato il percorso che ci ha proposto l'Associazione Sale in Zucca, che come ogni anno si rivela preziosa nell'organizzare i corsi sia all'interno della scuola sia al di fuori nelle serate, diciamo, per i genitori. La rassegna si articola in progetti svolti in orario scolastico con momenti di condivisione con genitori e cittadini. Nelle classi quinte dell'elementare e nelle seconde e terze medie si parlerà di sessualità e dipendenze, mentre si prepareranno lavori in classe sui temi dell'inclusione dei disabili.
Per le medie è prevista anche la seconda edizione del concorso Uno slogan per cosa fa la differenza. È sempre stata una grande partecipazione e poi il nostro spirito sale in zucca è: noi siamo nati, siamo figli di un comitato di genitori della scuola, per cui siamo stati sempre vicini alla scuola. E questo percorso ne siamo orgogliosi di dargli anche quest'anno la continuità. Tanti anche gli eventi per i genitori e per i cittadini su temi che spaziano dall'educazione alla parità, al bullismo, all'autolesionismo, tra cui la presentazione del libro Oltre ogni ragionevole scommessa, la coraggiosa storia di Stefano Ciatti, famoso radiologo ed ecografista affetto da disabilità. Ulteriori eventi per la festa della donna del prossimo anno, spettacolo teatrale al Teatro Manzoni, 17 maggio, nella giornata mondiale contro l'omofobia, flash mob e premiazione del concorso. L'ultima notizia di questo TG viene da Campi Bisenzio, che ha intitolato Un giardino a Nelson Mandela. Un giardino per Nelson Mandela è quello che è stato inaugurato nella frazione Il Rosi, nell'area verde di via Cellerese, una scelta non casuale quella di intitolare il giardino al premio Nobel lo scorso lunedì 10 dicembre in occasione della giornata mondiale dei diritti umani. Sulla targa installata con il nome del premio Nobel una citazione di Nelson Mandela: nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare e se possono imparare a odiare possono anche imparare ad amare, perché l'amore per il cuore umano è più naturale dell'odio. E si chiude qui questa edizione del TG della Piana, prenatalizia, e prima di lasciarci auguri di buone feste dal TG della Piana.